È il 1997. Tutte le mattine due persone percorrono la strada da Santa Cruz al centro della Silicon Valley. Sono due imprenditori, due uomini d'affari, e siccome il tragitto è molto lungo durante il percorso, parlano di quello che potrebbero sviluppare come nuovi progetti di business. La disposizione in auto tutte le mattine è sempre la stessa. Alla guida c'è Mark Randolph e sul sedile passeggero Reed Hastings. Reed è un grandissimo imprenditore, ha già sviluppato diversi progetti e anche investito in diverse aziende. E in una di queste sta tenendo al capo come responsabile marketing Mark. Mark, grandissima persona, sulla quarantina, che però ha sempre lavorato per servizio di terze persone e aveva all'interno di sé una voglia grandissima di sviluppare un proprio progetto, una propria idea e portarla sul grande pubblico. E quindi su questi tragitti cercava sempre di avere una nuova idea, tutte le volte proponeva qualche progetto e lo diceva a Reed. Reed, persona molto pacata che sa tenere conto veramente dei numeri del rischio rendimento di una qualsiasi azienda e di un qualsiasi investimento, la maggior parte delle volte ha sempre scartato le idee di Mark, ma Mark le ha sempre accettate in quanto nutriva grandissimo rispetto per Reed. Fino a che un giorno Mark, in auto, imbottigliato nel traffico, fa presente a Reed: guarda, mi è venuta un'idea, perché non facciamo un abbonamento per spedire a casa i VHS alle persone? Quindi mandiamo a casa direttamente i film, così che le persone possono vedere comodamente dal loro divano. Chiaramente siamo ancora nel 1997, c'erano delle dinamiche in atto totalmente diverse, però in quel momento Reed mi sembrava un'idea molto carina, interessante da approfondire. Mark, andando avanti nella spiegazione a Reed di questo progetto, ha fatto presente che doveva essere un progetto totalmente online. E è vero, il film arrivava a casa della persona attraverso VHS, però doveva fare uno store online nel quale poteva acquistare l'abbonamento, scegliere i propri film, riceverli a casa e poi rispedirli indietro. Infatti quello era il periodo di inizio un po' di quello che tutto poi è scoppiato intorno al 2000, ovvero le bolla delle dot-com. Molte aziende stavano cercando di fare grandi fortune online e anche in questo caso Mark stava puntando con occhi molto molto importanti in questo settore. I due hanno iniziato ad approfondire il progetto e hanno iniziato anche a fare delle prove. Infatti hanno provato a spedire da San José alla Silicon Valley, al centro della Silicon Valley, una VHS. Vedevano che comunque i costi e le tempistiche erano scomodi, perché comunque VHS è molto voluminoso e tra l'altro aveva un costo di spedizione molto importante. Diciamo, magari non è propriamente la scelta più giusta. In quel periodo la tecnologia dell'archiviazione comunque stava cambiando, perché erano arrivati i CD-ROM, sì, ma stavano arrivando anche i DVD. Quindi DVD, tecnologia molto all'avanguardia, hanno detto, perché no, facciamo una prova con i DVD, vediamo se funziona. Il primo DVD è stato spedito direttamente a Santa Cruz, è arrivato totalmente intatto e hanno visto che comunque i costi di spedizione erano più che abbordabili e il servizio era ottimo e semplice. Partendo da questo concetto, hanno avuto le idee fin subito chiare. Bene, ogni persona faceva un abbonamento per ricevere mensilmente tre film a casa attraverso DVD e poi doveva fare in modo che potevano essere riconsegnati. Quindi tutto il meccanismo di scelta del film online con la ricezione del DVD e anche la riconsegna del DVD doveva essere molto molto semplice, perché doveva essere un door-to-door per il cliente. In quel periodo hanno deciso di tirare su un team. Infatti hanno preso una coppia di programmatori, degli esperti a livello audio e video e anche degli esperti che avevano a che fare con la distribuzione di film sia sulle reti televisive che nei cinema. Però chiaramente sul progetto servivano anche dei capitali per sponsorizzarlo, per tirare sulle infrastrutture e anche per pagare le prime persone che collaboravano al progetto. Il primo angel investor, in questo caso, è stato lo stesso Reed Hastings, finanziando questo progetto nascente con $1.900.000. Il target doveva essere $2 milioni. Bene, quindi cosa hanno iniziato a fare? Hanno iniziato a fare delle richieste a amici e parenti, come succede nelle migliori startup, si chiedono alle 3F delle cortesie e dei capitali e da lì sono arrivati a 2 milioni, tra cui uno degli investitori principali del progetto è stata anche la madre dello stesso Mark. Da quando è nata l'idea a quando è stata sviluppata l'azienda con anche i primi capitali è passato circa un anno. Infatti si arriva al 14 aprile 1998. In quel momento il progetto è pronto per partire. Manca solo il nome. Inizialmente avevano trovato un nome di simpatia giusto per tenere il progetto bloccato, però dovevano trovare un nome che spaccasse realmente il mercato. Quindi Mark ha radunato tutto il team e ha iniziato a fare un brainstorming. Da una parte hanno inserito dei nominativi che hanno a che fare con il mondo del web, che era un mondo nascente e sempre più utilizzato anche all'interno delle case delle persone, e dall'altra dei termini che avevano a che fare con il mondo del cinema. Il nome doveva essere breve ed impatto. Facendo un po' tutte le varie prove, è uscito fuori un nome che ci suona molto familiare: Netflix. E così, il 14 aprile 1998, alle ore 9, il sito di Netflix è per la prima volta online
Il primo ordine lo fa Marca proprio per fare un test direttamente a mercato e subito dopo, nel quarto d'ora successivo, la neonata Netflix ha iniziato ad avere una serie di ordini sempre più crescenti, centinaia di ordini nei primi 15-20 minuti di esistenza dell'azienda. Questo è stato grazie a tutto il team, che ha lavorato sia a livello tecnico che a livello commerciale e marketing, anche andandosi a muovere un po' per la rete. A quei tempi chiaramente la pubblicità era totalmente diversa, quindi si collegavano all'interno dei vari forum e iniziavano a scrivere, creavano un po' di attesa, iniziavano a fare dei piccoli spoiler su quale progetto potesse uscire fuori, dando anche delle date e dei nomi. Facendo in questo modo, quindi spammando un po' il nome a destra e a sinistra, sono riusciti a portare il primo traffico all'interno del progetto. E quindi possiamo dire che Netflix è nata, è attiva e negli anni successivi ha iniziato a muoversi sempre di più sul mercato. Fino a che a un certo punto Reed ha deciso di fare una proposta a quello che poteva risultare un po' il competitor di quel tempo, ovvero Blockbuster. È vero, Blockbuster aveva un model business totalmente diverso, infatti dovevi essere tu ad andare dentro lo store per prendere la cassetta, portarla con te e rilasciarla poi entro la scadenza. L'idea di Reed come proposta per Blockbuster era quella che Netflix si occupasse del ramo digitale, del ramo che aveva a che fare con internet, mentre Blockbuster continuava con la struttura fisica. E quindi Reed ha detto: caro Blockbuster, ci potete comprare per 50 milioni di dollari. Blockbuster ha rifiutato l'offerta, anzi ci ha anche riso sopra, e nel corso del tempo hanno preso strade totalmente diverse. Infatti, aumentando il livello tecnico di Netflix, Netflix ha iniziato a capire che la tecnologia pian piano cambiava, la tecnologia dell'archiviazione, e quindi dai supporti fisici dei DVD è iniziato a passare alla compressione e al codec video sul PC, così da riportare tutto a livello server, alleggerire il tutto e rendere più fruibile e veloce la ricezione dei film a casa direttamente attraverso internet. Anche perché nei primi anni Netflix ha faticato molto, doveva operare sempre solo con i DVD in quanto c'era ancora la connessione 56K, con l'aumento della tecnologia e la miglioria della tecnologia ha potuto andare a consegnare direttamente dentro le case dei suoi clienti i film in formato digitale. Intanto un piccolo gossip a livello digitale e business: infatti Blockbuster, dopo aver detto no e aver fatto le spalle grosse, in realtà cosa è successo? È successo che non si è ammodernizzata rispetto il mercato, di conseguenza ha iniziato a perdere quote e piano piano è scesa sempre di più fino ad arrivare al completo fallimento. Nel 2014 la catena Blockbuster chiude, ne resta solo uno negli Stati Uniti e, ironia della sorte, pochi anni fa, proprio su Netflix, è uscito il documentario dell'ultimo Blockbuster rimasto aperto. Sempre in quegli anni, inizio 2000, dopo aver ricevuto il no da parte di Blockbuster, Netflix ha iniziato a sviluppare ancora di più il suo aspetto finance, fino ad arrivare nel 2002 alla sua quotazione. Si è quotata in borsa con una capitalizzazione di 220 milioni di dollari, che in effetti era un per quattro rispetto a quello che è stato proposto a Blockbuster, e in quel momento anche Blockbuster si poteva iniziare a mangiare le mani perché stava iniziando il suo declino. Bene, ha iniziato quel periodo ed è arrivata fino ai giorni d'oggi. E tra l'altro, se guardiamo a livello tecnico il grafico di Netflix da quando è nata ad oggi, possiamo vedere un'esplosione incredibile, stupenda, dove è anche riuscita a superare i 400 dollari, quando magari ai tempi di Blockbuster, quando è iniziato il crollo proprio di questo colosso, stava intorno ai 7 dollari. È veramente una crescita incredibile, sta parlando del 40 per e anche oltre, e in questo caso è tutto merito del team. Il team che ha iniziato a portare avanti il progetto, a credere nell'idea, svilupparla attraverso una serie di processi, fino a anche superare i no di eventuali competitors o anche il mercato che iniziava a remare contro. Intanto i due pionieri cosa hanno fatto? Al momento Reed è tuttora a capo del progetto, quindi da primo finanziatore è tuttora all'interno di Netflix, mentre Mark ha lasciato la sua posizione. Ha lasciato la sua posizione dopo aver fatto un out di 100 milioni di dollari, che non sono affatto male, però naturalmente se restava dentro riusciva a portare a casa ancora più capitali. Questo perché? Perché non lo appassionava più. Lui era interessato a prendere progetti e svilupparli da zero, e quindi, non sentendosene più appagato, ha deciso di vendere la sua parte di quote di Netflix a favore di una ripartenza di una nuova azienda. Quindi, mettendo in paragone i due founder del progetto, Mark ha lasciato con un gain di 100.000 dollari appurati, mentre Reed è tuttora presente e è attualmente stimata la sua partecipazione all'interno di Netflix con un controvalore di 4.5 miliardi di dollari. Bene, Hero, questa è la storia di Netflix, di come è nata e si è sviluppata nel corso degli anni. È veramente una storia ultra vincente e soprattutto un titolo da tenere in considerazione.
Questo che sto per dire non vuole essere un consiglio di natura finanziaria, vuole solo essere uno stimolo, un'idea per un investitore valutare l'intera storia e comprendere poi, una volta mercato, cosa poter fare. Attualmente il titolo di Netflix, a mio parere, è troppo alto. È necessario uno storno di notevole importanza per poter prendere il titolo e metterlo in portafoglio e quindi, perché no, in uno dei prossimi video inizierò ad andare a schermo condiviso e farò un'analisi tecnica direttamente sul titolo di Netflix e anche su altri titoli presenti all'interno dell'S&P 500, così che tutti voi ne possiate beneficiare. E quindi per tutti quelli che vogliono restare aggiornati devono fare un'unica cosa, ovvero cliccare il tasto Segui, attivare la campanella e attendere il prossimo video. Ciao Heroes!